Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi inizieremo la costruzione di una nuova mappa. Come avrete letto dal titolo, sarà la mappa del Passo Clini, un passo che c'è qua vicino a casa mia in Alto Adige che personalmente mi piace molto. Innanzitutto ho subito spianato la mappa in modo da poter creare poi dopo mano a mano le varie montagne. Ho preso la mappa piatta già e ho tolto tutta la neve e ho fatto il terreno verde per il momento. Come primo passo, secondo me, come cosa potrebbe essere già buono, potrei magari iniziare già come primo passo a fare il terreno magari un pochettino più scuro, perché secondo me un terreno diciamo più scuro aiuterebbe meglio a ricordare diciamo anche un pochetto più il bosco tutto. Cioè, perché adesso qua è un terreno verde, come vedete, come potete vedere. Se non mi sciopa tutto, magari faccio bene verde tutto e dopo scurisco un po' il terreno, faccio più tenente al marroncino, diciamolo. Adesso prendendo qua do un pochettino una tonalità marroncina in giro a tutta la mappa. Ecco, non così tanto marroncina, qua è diventato un po' troppo marrone. Un pochettino marroncino diciamo, che è anche quello che tende a essere diciamo il colore di prati in montagna, che così forse è un po' troppo marrone. Siamo qui nella mappa, mi sono appena messo nel primo pezzo in cui poter partire, diciamo così. E quindi qua inizieremo a fare la strada, che anche la Google Maps più o meno, siccome qua nella zona più centrale, diciamo, poi devo anche alzare tutto il terreno, ci sarà più o meno, diciamo, qua sarà il centro della stazione sciistica, più o meno qua, qua il corno bianco, il corno nero e l'altra seggiovia del corno nero. Sarà fatta così, qua invece partirà appunto la strada che porterà su fino all'Avazzè, dopo da Avazzè a Oclini, e qui farò anche la Malgavarena con le piste. Adesso prenderei subito dagli oggetti le macchine, prendiamo due macchine a caso, proprio random, mettiamo una qua così e una qua così, diciamo così, per capire la larghezza della strada, e cerco di tenerle anche abbastanza lontane, diciamo, le macchine, per evitare per lo più problemi. Quindi una volta messe le auto così, ecco, siccome la ragazza 10 ho notato che è un po' troppo, inizierei con larghezza 6 più o meno, facciamo un 6 e dopo qua inizio a tirare avanti la strada. Adesso dovrei un attimo vedere, ma mi sembra che sia un po' tanto grande come mappa, come dimensioni, anche guardata la strada come viene. Magari un 5 potrebbe anche andare bene. Quindi passando qua di nuovo farei la strada che passa e sale su per di là via. Mentre qua appunto parte. Quindi di qua abbiamo tutta la montagna che sale su. Quindi devo iniziare ad alzare il tutto. Che adesso aspettate un attimo. No, appunto, adesso faccio la montagna laterale, anzi le varie montagne laterali, perché qui appunto c'è la strada e come vedete dalle immagini dello Street View, qua su da un lato c'è una montagna, mentre di qua un'altra montagna.
quindi niente ragazzi, oddio, ho smetto a posto al volo questa roba che mannaggia è venuta fuori. Spero timelapse vi sia piaciuto, poi più avanti vedrete gli avanzamenti della mappa, se farò modifiche, cambierò alcune robette e così via. Spero il timelapse vi sia piaciuto, scrivetemi sotto magari dei consigli se secondo voi potrei farla più piccola, perché effettivamente forse è un po' grossa, o altri consigli di vario genere. Detto questo, io vi saluto.